Bentornati su Sterrato, eccoci qua, siamo arrivati a Courmayeur stamattina. Che spettacolo! Spettacolo incredibile. Posso dire, tra l'altro, ce l'abbiamo fatta, abbiamo parlato di Courmayeur e del Tour de Jeanne mesi fa nell'intervista con Alessandra, la main organizzatrice. Se ve la siete persa, creatrice, andate, bravo, del Tour de Jeanne. Andatevela a vedere, linkata qua. Siamo qui con Kraft. Kraft, che ci ha permesso di essere qui, vivere un po' il clima Tour, seguire un po' il Tour. Infatti cercheremo di seguire un po' i vari atleti lungo il percorso, raccontarvi il più possibile. E soprattutto fare molte interviste, quindi sarà più retroscena e interviste live, che ovviamente adesso che esce questo video le interviste sono già passate, però ve le potete andare a riguardare perché restano qua sul canale. Resta tutto sul canale o sul podcast. Adesso andiamo che ci sono le presentazioni degli atleti elite. Siamo qua, bentornati su Sterrato. Lì è dove è partito ieri il Tour des Glaciers. Noi siamo arrivati da poco. Courmayeur è veramente spettacolare, è piena di persone super gasate tutte. Ehi, attenzione tra l'altro. Ciao, super. Tanto con lei, così. Siamo certo. Qua a Courmayeur con Sterrato e Kraft, ovviamente, da citare il brand che ci ha portato qua a fare 4 giorni di interviste e soprattutto di follow, seguiamo la gara da dietro le quinte. Un giorno prima della partenza sono sempre un po' nervoso. Sì. E adesso devo andare a dormire presto, se no domani non ho più tempo di dormire. L'ultima lunga gara ho fatto solo su una banchina, ho messo via le scarpe, quello okay. 5 minuti riposato, poi avanti. 5 minuti. Però no, al Tour, questo è l'Utlak, 250 okay. km. Okay. Ho riposato 5 minuti. E al Tour? Le altre volte che. Mezz'oretta o. E al recupero? Cioè, quanto ci metti il fisico a recuperare? Dopo, dici? Dopo. Ma finita la gara? Ma chi se ne frega? Finita la gara. Quando è finita festeggiamo. Allora io in gara per le gare che faccio io devo, cioè mi organizzo, però tranqui, sono corte perché ho tutto dietro quello che mi serve. La prima marathon che ho fatto ho detto qua bisogna aggiungere quanti un ne po'. Prendo ogni quanto e poi mi bastano e la Coca-Cola all'inizio, alla fine poi ogni tanto prendi le crisi, le bastonate e dici ma magari questo è meglio prenderlo prima. Eccoci qua giorno 2, grande Paolo sempre sul pezzo e soprattutto qua uno e due, guarda che roba, bang bang. Andiamo a vedere la partenza? Andiamo a vedere la partenza, io sono carichissimo. Let's go! Dai, bocca al lupo, eh! Intervista di Lisa Borzani qua su, dai, dai! 5, 4, 3, 2, 1, raga, fate il corpo! Ale! Eccolo, sei pronto Luca? Sì. Sei pronto? Sì, dai. Team al completo? Eccoci qua, partiti subito! Eccolo! Giro fino su Albertone, c'è anche un Francesco Rigodanza che non promette nulla di buono. Io non ho portato manco un gel, sappiate. Ottimo! Ed eccoci qua, se la GoPro ci permette di vederlo. Alta via numero 1, difficoltà e rifugio Bertone. E avanti. Si vede che è vertical qua? Ma siamo seri? Ma siamo seri? Brava. Cioè, quella cosa lì
Quelle lì, Che figata, raga, sono emozionatissimo. E lì così si vede molto bene. Ah, immagino che tu ti filassi. Cerchiamo lo spot migliore. Vi giuro, le sue robe fanno molto più casino. A caso, quindi non so cosa sto prendendo. Pausa Albertone finita. Abbiamo bevuto una radlerina qua con il gruppo vacanze. Ora scendiamo giù di nuovo a Courmayeur, pronti per preparare la live di stasera con Roberto Beretta. Salutiamo il Monte Bianco, visto da lontano ovviamente, e torniamo giù in downhill con queste nuove craft. Wow, ma che roba! Ciao! Bella attesa! Adesso albergo, tra l'altro, raga, attenzione a guardare qua la bellezza. Ristorante sterrato, abbiamo aperto una tavola calda. Adesso ci mettiamo qua, focaccina e poi e alle 18 e poi 18 diretta, che però tanto vabbè, chi vedrà la questo video qua, l'ha già vista qua, perché è già uscita. Ve la siete persa qua sopra. A una certa, ammagliato da un amico che aveva già fatto l'UTMB, mi sono iscritto dopo aver fatto praticamente un salto da 0 a 170 all'UTMB e finito quello, l'anno dopo c'era questo Thor e ho detto facciamolo. Ai tempi per fortuna non c'erano ancora i sorteggi, io mi ero ritrovato iscritto perché l'allora sponsor mi aveva, era riuscito a iscrivermi, ma la cosa più bella che ancora oggi a distanza di 10 anni mi fa pensare, mi fa commuovere, che c'è stata una colletta dei miei amici per pagarmi l'iscrizione. Ciao, grazie mille. Ed eccoci qua oggi da nostro programma e andiamo a vedere il passaggio di un po' di concorrenti del Thor. Un po' di giganti. Esatto, andiamo a vedere un po' di giganti e il passaggio al Cogne. Lì in giro. Esattamente, poi andiamo a farci un giretto, una corsetta, quindi ce la gestiamo un po' in autonomia. E poi ovviamente diretta alle 18, quindi gambe in spalla, anzi no, in macchina, e andiamo verso la nostra prossima destinazione. Tra l'altro quest'oggi il buon Paolo ha deciso di optare per le ultra carbon ma da strada, esatto. Quelle di Tommy Reeves. Esatto. Non contento della situazione di ieri col carbonio, oggi voleva provare la situazione di intersuola ma senza la suola, la suola da bitume. Qua ci sta, qua ci sta. Ale, ale, ale! Dai, 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 dai! Figata qua, raga. Che splendore! Che splendore! Raga, bellissimo! Bellissimo! Ciao! Ale, ale! Ale! Dai che ci siamo! Dai che siamo! Una merda. Vai, 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 vai! Ti seguo! Allora, come stiamo? Male! Giusto così? Non si può fare altro che star male in queste corse, ma è quello che ricerchiamo, no? Esatto. Grande, sei un eroe, vai Friso, dai è tutta. Ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao. Dai, dai, ale, ale. Grandi, grandi, grandi. Ale, ale. Ale, ale, grande, grande. Ale, quindi optiamo per la discesa perché in realtà ci vorrebbe ancora un'altra mezz'ora di salita che proiettata sul nostro planning non è buono, perché dobbiamo essere alle 5 operativi, quindi ci siamo fatti questo bel giretto, salutato un po' di persone e adesso un po' di downhill perché bisogna arrivare alla macchina iper cacciati. Dovuta che bomba. E desiderata pausa pranzo, cocchina e spizzico.
Spizzico. Ma infatti secondo me il Thor, chi decide di fare il Thor dovrebbe farsi un giro, sì, a vedere i primi, perché comunque è uno spettacolo. Che comunque è un Thor anche solo a vedere i primi, cioè cercare di beccarli, perché assolutamente. E poi deve anche fare un giro nelle ore tarde verso la chiusura dei cancelli per vedere che cosa può capitare, perché uno non sa fin dove il fisico può arrivare, però vederlo Buongiornissimo, giorno 3 del Thor, giorno 3 del Thor. Stasera si va a beccare i primi a Malatrà e stiamo già facendo carbo load, eccolo qua, pizzetta. E allora raga, anche oggi siamo fuori per un bel trail, non andiamo a seguire le gare, la gara, il Thor 330, perché i runners sono troppo lontani e abbiamo la diretta alle ore 18. Ma oggi stiamo andando sul Mont Chétif. Yes, primo passaggio step intermedio al rifugio Randonneux. E adesso una piccola vista sul Gran Paradiso là in fondo. Adesso switch la camera. Eccolo là come svetta. La vetta più alta del Gran Paradiso. Eccoci qua, Monte Bianco, eccolo lì, e qui c'è un super quattrone in arrivo. Com'è? Salita infernale! No, adesso ci manca ancora quell'ultimo pezzetto per andare proprio in vetta e ci siamo. Ed eccoci, finalmente, Bianco, Rifugio Torino, Val Ferré e il buon 4 che si è appena legato le scarpe. Com'è? Ti piace qua? Me le riallaccio per il downhill adesso, no? Esatto, adesso un bel downhill di più o meno 5 km e 1000 di meno. Ah sì, prima ho visto una variante con la ferrata, poi che facciamo quella in onore di Rigodanza? Non rispondo Paolo. No dai, andiamo giù cacciati. Vai, vai. Che? Parti cacciati. Eccoci qua, giro finito, e adesso ci andiamo a preparare per la diretta. Francesco Rigodanza. Spoiler, mi sono ritirato a Yas, che è a 50 km dal traguardo o qualcosa del genere. Ti sei ritirato le barriere? No, in realtà ero nei primi 100. Ok. Ah. Perché, per quanto può sembrare incredibile, Dormendo 8 ore al giorno, però io andavo più veloce del primo. Beh, grazie. Beh, certo. Dormi 8 ore al giorno, mangi, bevi. Attenzione, qui stiamo spoilerando una tattica. Ma non lo so, cioè, a me funzionava, ma anche perché ero tranquillo. Cioè, immagino già uno che ha un po' l'ansia, che sta facendo per la classifica, dire adesso dormo 8 ore al giorno. No. Così,
E vai a letto così. Buongiornissimo. Niente malattia, perché pioveva, o almeno pioveva a Courmayeur e anche in Valferre, che era la zona che avremmo dovuto fare per risalire al Malatrà, e quindi abbiamo optato per il Bertone. Quindi aspettiamo il primo che dovrebbe essere appena partito dal Frassati, quindi ci vorranno ancora un po' di ore prima che arrivi, ma vabbè, intanto mi faccio la colazione. E quindi siamo qui al Bertone, colazioncina, e aspettiamo il primo. Ale, ale, ale. Bravo. Anche due. Davvero pazzesco vedere passare il primo, vedere il ritmo, vedere come si muove dal vivo, è tutta un'altra cosa. È abbastanza provato, si vede proprio, credo che la camminerà fino verso la fine. Ale, 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 ale. Grande, grandissimo. Nel mentre io sono qua all'arrivo, essendo questa volta nel 2022 un orario decente per il pubblico, l'arrivo, noi abbiamo quindi qua un po' di persone che sono qua ad attendere. Il volto scolpito dalla fatica, l'ultima passerella del Sant'Iofo, noi e voi, il re del Torrestaglia, from Switzerland, the winner is Jonas. E abbiamo finalmente il finisher numero 1 del Tor 330 2022. E finalmente ce l'ha fatta, perché l'ha rincorso un bel, l'ha rincorso questo traguardo, l'ha rincorso questa vittoria. Tra l'altro mi dicevi scene difficili su al Bertone, però e si vede, però cazzo, è veramente un viaggio incredibile. È passato tutta la notte praticamente sotto l'acqua e sotto la neve. La neve! Sì, ha beccato la neve. E quando siamo partiti, quando sono partiti, c'erano 30 gradi. Esatto, quindi si è fatta tutta una bella escursione termica. Possiamo dire senza dubbio che il Tor è davvero una gara devastante. Devastante, magnifica. E bellissima. È bellissima. Ci sta. È finito anche il nostro viaggio, stanotte per Kraft. Al Tor. Grazie mille di nuovo a Kraft che ha creduto in noi e ci ha portato qua a seguire il Tor, a farlo seguire alla nostra community in un modo tutto nostro. Esatto. Speriamo vi sia piaciuto, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Come sempre iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e venite a trovarci anche sul gruppo Telegram. Bravo, anche questa volta, anche in questa gara, sempre molto attivo, bene molto, così. Molto, molto. E da Sterrato è tutto, alla prossima.